No, I turned wrong. Left your heart torn. Ciao, oggi preparerò dei tarallucci dolci al vino. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti. Per questa ricetta ci serviranno 500 g di farina, 200 g di zucchero, 140 g di olio di semi, 60 g di burro, 200 ml di vino rosso, 100 g di zucchero di canna, una bustina di lievito, una bustina di vanillina e 80 g di uvetta che precedentemente ho messo a bagno nell'acqua. Per questa ricetta vado a usare la planetaria. Vado a mettere dentro tutti gli ingredienti. Allora, la farina, lo zucchero, la bustina di lievito per dolci, la bustina di vanillina, l'olio di semi, il vino rosso, il burro precedentemente sciolto, adesso vado a impastare e poi per ultimo aggiungerò l'uvetta. Il pasto è ancora morbido, possiamo aggiungere ancora un po' di farina, perché l'impasto deve assomigliare un po' a quello della pizza. Strizzata e asciugata l'uvetta, vado ad aggiungerla all'impasto per ultimo e impastiamo ancora un po'. Vado a prendere l'impasto e poi vado a prendere un pezzettino e vado a fare dei rotolini. Poi vado a tagliarli. Poi vado a dargli questa forma di tarallucio, vado a passarlo nello zucchero di canna, così, leggermente, e poi vado a metterli in una teglia sulla quale ho messo la carta forno. Li metterò abbastanza distanti uno dall'altro perché poi cresceranno. Ora
andiamo a infornare a 180 gradi. Ecco i tarallucci pronti dopo 20 minuti. La ricetta vi sia piaciuta. Ringrazio tutti i miei iscritti e tutte le persone che mi seguono, e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!